Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete, il Catania come sempre in primo piano 0-0 ieri sera al Cabassi tra Carpi e Catania, rossazzurri salvi nell'ultima giornata del campionato di Serie B, festeggiamenti in campo al triplice fischio per i padroni di casa neopromossi in Serie A già da diverse settimane. Parleremo poi anche di Palermo in casa rosanero, vigilia di campionato. Domani l'ultima gara casalinga della stagione contro la Fiorentina, quindi avremo un'ampia pagina dedicata al beach soccer, perché ieri ci sono stati i sorteggi e la presentazione ufficiale dell'Euro Winner Cup 2015 di scena a Catania dal 2 al 7 giugno. Abbiamo sentito Diego Armando Maradona Junior, neo acquisto di casa Catania Beach Soccer, ci ha raccontato anche alcuni particolari della sua grande amicizia con l'attaccante rosso-azzurro Riccardo Maniero. Poi abbiamo sentito anche gli altri protagonisti di casa Catania Beach Soccer, l'allenatore è Pietro Palazzolo. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. Zero-zero dunque ieri sera al Cabassi tra Carpi e Catania, rossazzurri salvi nell'ultima giornata del campionato di Serie B, grandi festeggiamenti al triplice fischio in campo per i padroni di casa neopromossi in Serie A già da diverse settimane. Ci dice tutto nel prossimo servizio Antonio Costa. L'ennesima stagione da dimenticare si è finalmente conclusa e il Catania è riuscito a portare a casa quello che era diventato l'obiettivo minimo di un altro campionato certamente da buttare. Il pareggio di Carpi è arrivato, ma a conti fatti i rossazzurri avrebbero anche potuto perdere mantenendo comunque la categoria. Il risultato del campo conta poco a questo punto, forse nulla, perché di sicuro chi avrebbe dovuto festeggiare alzando la coppa al cielo ieri sera secondo le previsioni doveva essere il Catania e non il Carpi, che per differenze d'organico non poteva nemmeno lontanamente pensare di trovarsi a parti invertite rispetto agli etnei. Ormai però è andata così ed è inutile piangere sul latte versato. Piuttosto è importante pensare al futuro subito, cercando di costruire una stagione nella quale si dovrà davvero puntare al ritorno in Serie A per evitare spiacevoli sorprese. Bisognerà fare chiarezza su tanti aspetti, cercando di capire innanzitutto quali saranno i giocatori con le giuste motivazioni per affrontare un nuovo campionato nel quale rincorrere la promozione. Si dovrà definire inoltre al più presto il nome del nuovo allenatore, dato che Marco Lin ieri ha concluso la sua avventura sulla panchina del Catania. Per quel che si sa, al momento potrebbe essere un testa a testa tra De Zerbi e Marino, anche se l'ex fantasista rossazzurro dovrà prima capire se potrà davvero abbandonare il Foggia e il secondo se andrà o meno in Serie A con il Vicenza. In casa Palermo è vigilia di campionato, domani l'ultima gara tra le mura amiche del Barbera contro la Fiorentina, in campo Paolo Dybala con la fascia di capitano che saluterà così i suoi tifosi. Sentiamo Dario Giuffrida. Nonostante la gara d'addio sia ancora da disputarsi, domani al Barbera contro la Fiorentina, il dopo Dybala è già praticamente iniziato dalle parti del tenente onorato. Oltre all'investitura presidenziale su Bentivegna destinato, a detta il numero uno Zamparini, a ripercorrere le orme lasciate dall'avanti argentino, c'è anche un mercato che, in casa rosanero, pare essere già entrato nel vivo. Dopo l'arrivo di Trajkovski saranno calde le prossime ore per capire le prossime mosse del club. Sembra tramontare la pista che conduce a Jonathan Calleri del Boca Juniors, mentre pare accendersi quella che porta Lucas Albertengo, 24enne dell'Independiente, decisivo il costo del cartellino che per quest'ultimo si aggira sui 7 milioni di euro. Altro profilo vicino all'accordo in rosanero è quello di Mateus Cassini, giovanissimo trequartista del Corinthians. L'accordo col giocatore è arrivato sulla base di 1,5 milioni circa, ma la trattativa sembrerebbe essersi arenata nelle ultime ore perché il club brasiliano non gradirebbe il pagamento rateizzato del cartellino. Sempre in sede di mercato è proprio Zamparini a sbilanciarsi sul Palermo che verrà. Arriveranno 7 giocatori, dice il presidente rosanero, che poi vira su alcuni affari.
Perde Frel, ci chiedono troppo, mentre incontrerò Sabatini dopo Roma-Palermo per Viviani. Detto del mercato, c'è pure il calcio giocato. Domani al Barbera arriverà una Fiorentina in cerca di punti europei. Iachini pensa di affrontare Viola senza rinunciare a nessuno dei suoi tre attaccanti principali. Probabile quindi il 3-5-2, marchio di fabbrica, con Sorrentino, Vitiello, Gonzales e Andelkovic dietro. In mezzo Rigoni e Giagialo inamovibili, con Lazzaro e Rispoli sulle fasce. In attacco Vasquez a supporto di Belotti e Dybala. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata al beach soccer, perché ieri sono stati i sorteggi e la presentazione ufficiale dell'Euro Winner Cup 2015 di scena a Catania dal 2 al 7 giugno. Ai nostri microfoni uno dei neo acquisti di Casa Rossa Azzurra, pensate, Diego Armando Maradona Junior, che tra le altre cose ci ha anche raccontato della sua grande amicizia con Riccardo Maniero, l'attaccante del Calcio Catania. Lo ha sentito per noi Sergio Barbagallo. Il Murcia l'avrei evitato con piacere, e altri due sulla carta sono alla nostra portata, però ci poteva andare meglio, però va bene così, noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a fare bene, a prepararci bene, poi il 2 inizia questa competizione, speriamo bene. Ho scelto Catania per l'entusiasmo del presidente, ho scelto Catania perché avevo bisogno di una piazza calda dopo che l'anno scorso purtroppo per una questione di infortunio al ginocchio non ho potuto giocare, e ho scelto Catania perché voglio vincere. Catania era la società che mi metteva, diciamo, secondo me, nelle migliori condizioni per farlo. Io sono napoletano e Catania è una città da sempre amica, diciamo, fra virgolette, a Napoli. Quindi anche per questo, ma soprattutto perché il presidente è una persona seria, una persona che mi ha sempre cercato anche anni scorsi. E soprattutto quest'anno si è potuto fare, quindi sono contento. Ma io credo che i sassolini della scarpa ognuno ce n'ha qualcuno, no? Io dalla nazionale non sono stato trattato benissimo e quindi vorrei prendermi una rivincita, però gioco per i miei compagni, gioco per il Catania, poi dopo se andrà bene spero di potermi togliere la soddisfazione alla nazionale. Come si sta ambientando Diego Maradona Junior a Catania? Ah, io sto bene, sono contento, la città mi piace, ho avuto modo di poterla girare, sono stato anche con Riccardo Maniero, che è un mio caro amico, e mi sto ambientando bene. Adesso, come ho detto prima, bisogna solo lavorare, perché chiaramente la condizione non è delle migliori per tutti, e quindi speriamo di trovarla presto. Che consigli ti ha dato Maniero? No, io con Ricky parlo, siamo cresciuti insieme, no? E quindi abbiamo un rapporto di amicizia grande. Ricky mi ha detto solo che la città è bellissima, che i tifosi sono molto caldi e che lui si è trovato benissimo qua. Adesso sono arrivato anche io, quindi capisco che Ricky si trovava bene. Grazie. Ai nostri microfoni anche altri dei protagonisti di Casa Domusbet Catania Beach Soccer, il tecnico Luca Della Negra e il neo acquisto Pietro Palazzolo. Hanno fatto il punto sui sorteggi e sulla stagione ormai alle porte. Io credo che la nostra squadra quest'anno possa veramente ambire a grandi traguardi, si sta allenando bene, è un gruppo forte, con giocatori di esperienza e giovani valorosi. Chi dovete tenere d'occhio? Beh, il Crystal sicuramente, la campionessa uscente, il Braga, la stessa Locomotive, anche la Sam comunque si è attrezzata bene, Milano, squadre italiane, sono derby, speriamo di evitarli. Il gruppo sta crescendo? Il gruppo è fantastico, stanno lavorando molto bene, tatticamente sono bravi, sono pronti, sono preparati. Col prof stanno facendo una ottima preparazione, credo che già dalla Coppa Italia incominceremo a vedere buoni risultati. Siamo con Pietro Palazzolo, nuovo acquisto della Domusbet Catania. Intanto ti chiedo subito un commento a caldo sul sorteggio. Ovviamente sono tutte squadre ostiche, perché comunque, come sapete, è una competizione europea, quindi abbastanza difficile. Noi ce la giocheremo e cercheremo di vincere il girone. Pietro, qual è l'ambizione, la voglia di arrivare alla Domusbet Catania? Che traguardo avete prefissato?
Traguardi fondamentalmente li sappiamo, tra di noi si parla di vincere, quindi parliamo di cose inutili se direi il contrario, quindi. Però proviamo a vincere e speriamo bene. Con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.